Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo webinar sulle dipendenze da internet. L'argomento di oggi sarà prevenzione e trattamento. Ringrazio i relatori che sono collegati con noi e che ci aiuteranno a passare questo tempo insieme. Una prima informazione di servizio: raccoglieremo le eventuali domande sugli interventi dei relatori. Potete scrivere quindi all'indirizzo qua.webinar@iss.it e al termine dedicheremo un breve spazio alle domande. Porto anche i saluti della dottoressa Pacifici, che ha avuto un impegno istituzionale improrogabile, quindi non sarà con noi. E approfitto di questo breve spazio per raccontarvi un po' come nascono questi webinar sulle dipendenze da internet. Nascono nell'ambito del progetto Rete senza fili, tante connessioni possibili, salute e internet addiction, un progetto realizzato grazie al supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute, che vede coinvolte 7 unità operative che vi illustrerò più avanti. Fondamentalmente gli obiettivi di questo progetto sono due: uno dedicato alle attività di prevenzione, all'uso consapevole di internet e delle tecnologie, e l'altro invece è dedicato proprio a stabilire delle connessioni tra l'offerta dei servizi e la domanda dei cittadini. Partirei quindi con la presentazione, nella quale vi illustrerò un'azione di questo progetto, dedicata appunto allo sviluppo del censimento di una mappatura delle risorse territoriali che si occupano delle problematiche legate all'uso di internet. Questi sono in questa prima slide, vedete l'obiettivo generale del progetto che vi ho appena anticipato con l'elenco degli obiettivi specifici. In questa presentazione tratteremo del primo obiettivo specifico, che appunto si riassume nella creazione di indicatori condivisi per la raccolta di informazioni sui servizi e sulle strutture del privato afferente al privato sociale, che in qualche modo si occupano delle problematiche legate all'uso di internet. Nel progetto Rete Senza Fili sono coinvolte 7 unità operative. L'ASL Cuneo 2 è il capofila di questo progetto, l'ASL Città di Torino, l'ASP 3 di Catania, l'ASL 7 Pedemontana, l'area bassa numero 2 sede ad Ancona, l'USL Toscana Nord-Ovest, l'Istituto Superiore di Sanità e quindi noi del Centro Nazionale di Dipendenze e Doping. Abbiamo lavorato veramente a stretto contatto, e di questo ringrazio tutti i colleghi delle unità operative per non solo svolgere le azioni descritte nel progetto, ma anche aggiungere delle azioni andando proprio incontro a quelle che sono le esigenze degli operatori che abbiamo contattato nel periodo in cui abbiamo svolto le azioni progettuali. E per arrivare alla creazione di indicatori costituiti, abbiamo costituito un primo tavolo tecnico con i rappresentanti delle unità operative e attraverso delle riunioni abbiamo individuato dei possibili indicatori in base ai quali abbiamo creato una scheda di rilevazione, che abbiamo poi implementato su una piattaforma a seguito di uno studio pilota dove abbiamo verificato non solo la correttezza del funzionamento della piattaforma, ma anche la coerenza dei quesiti posti agli operatori. Sulla base dell'esperienza del primo tavolo tecnico, è stato costituito un secondo tavolo tecnico chiedendo la collaborazione al gruppo interregionale per le dipendenze. I colleghi che si sono aggiunti al secondo tavolo tecnico ci hanno aiutato a pianificare una strategia di diffusione del censimento e della mappatura, ci hanno aiutato a progettare questi tre webinar sulle dipendenze da internet e ci hanno aiutato a progettare e sviluppare dei materiali informativi che vi farò vedere più avanti. Come è costituita la mappatura? Innanzitutto è disponibile sul sito dell'Istituto nella sezione pubblicazioni la guida in formato PDF edita come strumenti di riferimento e poi è disponibile sulla piattaforma dipendenzainternet.iss.it la mappa geolocalizzata.
Questa mappa geolocalizzata è appunto una piattaforma informatizzata che è utile sia per gli operatori sia per i cittadini. I cittadini possono, inserendo nella parte sinistra dell'home page, inserendo dei filtri come regione o provincia, individuare i servizi o le strutture che sono più vicine alla propria residenza e verificare le informazioni non solo di contatto, ma anche di prestazioni che quei servizi offrono. Mentre i centri che desiderano partecipare alla rilevazione possono inviare una mail a dipendenze internet chiocciola.iss.it, vengono forniti loro delle credenziali di accesso e quindi possono procedere alla compilazione delle quattro schede che compongono il questionario di rilevazione. Al 31 dicembre, questa attività ha visto la partecipazione di 99 centri non equidistribuiti sul territorio nazionale, ma afferenti soprattutto al nord. Una buona presenza, una buona risposta l'abbiamo avuta nei servizi dell'Italia centrale, mentre meno risposta abbiamo ricevuto dai centri del sud e delle isole. Va specificato comunque che questa mappatura del 2021 è capitata nella piena emergenza legata all'emergenza sanitaria e quindi probabilmente molti servizi sotto stress non hanno avuto modo di dedicarsi anche a questa attività. Quali sono le caratteristiche di questi servizi? La maggior parte di loro prende in carico sicuramente gli utenti maggiorenni, ma una buona proporzione prende in carico anche ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Meno frequenti invece sono i casi in cui vengono presi in carico i ragazzi sotto i 14 anni. Le informazioni che forniscono sono informazioni rivolte di consulenza anche ai familiari e agli insegnanti. E molti riescono a prendere in carico l'intero nucleo familiare. Come è composta l'equipe di lavoro? Nella maggior parte dei casi è presente uno psicoterapeuta, un educatore professionale, un assistente sociale. Più raramente sono presenti medici pediatri. Va detto che in questa mappatura, a differenza delle altre mappature che realizza il Centro Nazionale di Dipendenza e Doping, ha visto anche il contributo delle neuropsichiatrie infantili, dei consultori e di altre realtà con le quali diciamo, il Centro Nazionale di Dipendenza e Doping ha avuto poche occasioni di relazione negli anni passati. In tutto, quindi, nei 99 centri che hanno aderito al censimento, operano 347 professionisti che regolarmente svolgono anche attività di formazione e di aggiornamento. Nella maggior parte delle risorse che hanno risposto vengono trattate anche le altre dipendenze, sia comportamentali che da sostanze, sia legali che illegali. Spesso la concomitanza di questi servizi è la presa in carico e trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, ma anche di altre manifestazioni legate all'uso problematico di internet, come il gaming, lo shopping compulsivo e la sex addiction. Tra le sostanze illegali trattano cannabinoidi e cocaina più spesso delle altre sostanze, e tra le sostanze legali la maggior parte di loro comunque ha attività a contrasto dell'abuso di alcol e del tabacco. La maggior parte di questi servizi opera con una valutazione specifica della problematica, quindi della problematica di internet addiction, ma compiono altrettanto spesso delle valutazioni sulla personalità del paziente con l'ausilio di strumenti di screening. In alcuni casi è possibile anche avere una valutazione psichiatrica, così come una valutazione pediatrica. La diagnosi avviene fondamentalmente attraverso il colloquio clinico e l'ausilio di test standardizzati o di scale di personalità. Una piccola parte di centri ci hanno anche risposto che utilizzano anche forme di colloquio psicologico di tipo educativo e comunque compiono anche indagini nel contesto familiare.
Che tipo di prestazioni erogano? Fondamentalmente tra gli interventi di natura psicoterapeutica, i trattamenti individuali sono quelli che vengono praticati più frequentemente, e tra gli interventi medici, come dire, delle visite di monitoraggio della condizione psichica e fisica dell'individuo sono quelli che vengono effettuati più frequentemente. Tra gli interventi psicoeducativi vengono effettuati più frequentemente interventi di natura individuale, mentre tra gli interventi psicologici, anche in questo caso, il sostegno al paziente è quello che viene erogato più frequentemente. Ma altrettanto spesso, appunto, si erogano anche interventi di sostegno familiare o comunque legati alla responsabilità genitoriale. Tra gli interventi di abilitazione e riabilitazione, sicuramente interventi di tipo sociale, lavorativo e scolastico sono quelli che vengono erogati più frequentemente. In alcuni casi è previsto anche un percorso di accompagnamento presso centri diurni se viene indicato dall'equipe che compie la diagnosi. Ci sono anche progetti di accompagnamento territoriale per reinserimento dell'individuo e molti di loro lavorano anche in network con altri servizi. Del territorio. Gli interventi vengono erogati fondamentalmente, sono interventi di natura ambulatoriale, possono essere, nel caso specifico abbiamo notato che molti interventi possono essere erogati anche attraverso proprio il sussidio della rete. Meno frequentemente vengono praticati interventi di tipo domiciliare o interventi di tipo residenziale. Come arrivano gli utenti a queste risorse? Ci hanno risposto che nella maggior parte dei casi arrivano per accesso volontario oppure perché i familiari e gli amici si sono resi conto che comunque quella persona sta attraversando in quel momento un periodo difficile e che soprattutto ci hanno raccontato il tempo che queste persone dedicano all'uso di internet che ha allarmato le persone più vicine. Altrettanto frequentemente c'è dietro una valutazione di un neuropsichiatra infantile o di uno psichiatra che suggerisce l'accesso ad un servizio per le problematiche legate all'uso di internet. Come si accede a questi centri? Le prestazioni sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale nella stragrande maggior parte dei casi. In una piccola percentuale si paga il ticket e in una percentuale ancora minore, soprattutto in alcune strutture del privato sociale, c'è una quota simbolica di associazione alla struttura. Chi sono gli utenti che si rivolgono a questi centri? Sono per lo più uomini e nell'ultimo anno hanno contattato i servizi anche solo per richiedere informazioni oltre 9.000 persone. In carico sono state prese invece oltre 3.500 persone. E in questa diapositiva invece vediamo la distribuzione per genere e classi di età. Vi ho cerchiato le due fasce d'età più rappresentate, le tre fasce d'età più rappresentate, che sono i giovani tra i 15 e i 17 anni, tra i 18 e i 25 e gli adulti tra i 36 e i 45. Da notare che nelle fasce più giovani sono più rappresentate le donne rispetto agli uomini, nella fascia invece di più adulta sono rappresentati più gli uomini che le donne. E questo è un dato che è in contrasto con quello che ci dice la letteratura di riferimento sulle dipendenze da internet, che ci dice che solitamente nelle fasce d'età più giovani sono i ragazzi ad avere un comportamento problematico più spesso delle ragazze, mentre nell'età più adulta le problematiche che riguardano gli uomini sono problematiche che riguardano il gaming, mentre per le donne sono problematiche che riguardano l'uso di social network. Qui invece vi riporto gli utenti divisi per diagnosi.
Nella maggior parte dei casi le diagnosi vengono fatte per dipendenza da internet generalizzata o per cybersex, meno frequentemente per dipendenza da relazioni virtuali o dipendenza dal commercio online, quindi compreso lo shopping online. È anche abbastanza rappresentato la dipendenza dei videogiochi. In questo raggruppamento i servizi ci hanno anche risposto che i familiari che vengono presi in carico rappresentano una buona parte dei loro utenti e li hanno riassunti in circa 380 persone. Tra i trattamenti erogati di tipo, diciamo, medico, anche qui ci torna l'informazione che avevamo chiesto precedentemente. Sono le visite di monitoraggio ad essere più rappresentate. Tra gli interventi psicoterapeutici sono quelli di tipo individuale, ma anche familiare ha una buona rappresentazione. Tra gli interventi educativi sicuramente quello individuale, così come tra gli interventi di riabilitazione, quello sociale è quello che viene che ha più risposta. Scontro tra gli utenti. Le informazioni che sono state appunto riassunte, come vi anticipavo, nella guida strumenti di riferimento, sono state ragionate per renderle più facilmente accessibili sia agli utenti che agli operatori. Quindi è specificato la struttura che accoglie il centro, sono ben specificati i recapiti telefonici, chi è responsabile dell'equipe e come è composta l'equipe. Quando e come si può contattare il servizio, che tipo di interventi quel servizio eroga e come si accede a quel servizio. A seguito di questa attività di mappatura, abbiamo anche prodotto un rapporto ISTISAN che è diviso in tre parti. E che è nato proprio dall'incontro che abbiamo avuto in questo tempo in cui abbiamo svolto la mappatura con gli operatori che da più parti ci hanno segnalato l'esigenza di avere informazioni su questo argomento. E il rapporto ISTISAN in qualche modo risponde proprio a questa esigenza. Quindi nella prima parte abbiamo inserito una serie di informazioni nate dalla raccolta e dalla revisione della letteratura. Nella seconda parte raccontiamo un po' il progetto Rete Senza Fili e dando spazio alle unità operative del progetto. E nella terza parte invece raccontiamo quelle che sono alcune esperienze del territorio grazie all'aiuto dei componenti del tavolo tecnico. Della seconda parte. Il rapporto ISTISAN è online, lo potete trovare nella sezione pubblicazioni, rapporti ISTISAN del sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Un'ultima cosa prima di chiudere questa presentazione, volevo raccontarvi un po' dei materiali che sono stati prodotti e che hanno ricevuto i 99 centri che hanno partecipato alla rilevazione. Sono tre opuscoli molto sintetici che riassumono le informazioni che avete visto nell'indice del rapporto ISTISAN. Quindi nel primo opuscolo, che abbiamo chiamato Costrutti, troverete la sintesi della letteratura. Nel secondo opuscolo, che si chiama Prevenzione, troverete alcune informazioni sintetizzate dall'analisi della letteratura sulle attività di prevenzione, sulle dipendenze da internet, e infine un opuscolo Trattamenti, nel quale anche in questo caso sintetizziamo un po' la letteratura di riferimento. Gli opuscoli, anche questi, saranno a breve disponibili sul sito dell'istituto e nel caso in cui non trovasse il link potete sempre scrivere a dipendenza internet @iss.it. Grazie. Quindi adesso passerei a questo punto la parola al dottor Rivoltella. Nel programma che molti hanno ricevuto avremmo dovuto lasciare la parola al dottor Tognoni che però ha un impegno, quindi abbiamo deciso un po' di Grazie. salvarlo
svolgere la scaletta. Il dottore Rivoltella ci parlerà di un aspetto che io ho trovato molto molto interessante, che è proprio un approccio educativo all'uso degli strumenti digitali. Questo per uscire un po' dalla logica che internet comunque è solo un problema, nel senso internet può essere uno strumento utile, ci si possono fare molte cose, l'importante è sempre la consapevolezza. Quindi io passerei la parola al dottor Rivoltella, ringraziandolo veramente caramente di essere qui con noi. Sono io che ringrazio voi di questo invito, di cui sono veramente lusingato e preciso subito, ma la dottoressa Minutillo mi aveva anticipato in questo, che non sono un medico, non sono un clinico, sono un filosofo con un PhD in scienze della comunicazione che in questo momento dirige un centro di ricerca, il CREMIT dell'Università Cattolica, che si occupa di educazione ai media, all'innovazione e alla tecnologia. Quindi l'approccio è un po' quello degli studi culturali al tema, con un'attenzione pedagogica, con un'attenzione educativa. Io ho provato a organizzare la mia breve comunicazione in cinque rapidi punti che descrivono un percorso che va dall'analisi del problema alla prospettazione della soluzione educativa, alla indicazione di prospettive, di nuove prospettive per il futuro. Li seguo in maniera molto sintetica e provo a rimanere assolutamente nei tempi che mi sono stati assegnati. Primo punto, la letteratura suggerirebbe di evitare di esporre i bambini con meno di 3 anni agli schermi digitali. Ecco, mi riferisco ancora ad uno studio importante promosso dal Ministero della Salute francese ancora una decina d'anni fa, nel 2013, uno studio firmato insieme da Tisseron, Bach, Oudet e Lena, che si intitola L'enfant et les écrans, un avis de l'Académie des sciences. In quello studio, che era il risultato di una grande indagine a livello nazionale, venivano indicati, col supporto di evidenze scientifiche, i problemi di un accostamento precoce sotto i 3 anni agli schermi digitali, aumento di peso, contrazione del vocabolario, diminuzione dell'interesse, ridefinizione dei ritmi dell'attenzione. Inoltre, si precisava in quello studio che non serve sostenere che programmi adatti o educativi, servirebbero a sviluppare in modo precoce gli apprendimenti. Perché prima dei 24 mesi non conta tanto cosa venga mostrato attraverso lo schema digitale, ma soprattutto quanto tempo il bambino ci passi davanti. E gli effetti, come studi longitudinali hanno dimostrato, non sono effetti circoscritti, ma sono effetti che durano nel tempo. Quindi il primo punto del mio ragionamento è che quando il bambino è molto piccolo, dei problemi ci sono e questi problemi tendono a durare nel tempo. Secondo punto del ragionamento. Di fatto, già prima dei 3 anni, il bambino si trova immerso oggi in una realtà mediatizzata, in cui l'esperienza diretta o mediata degli schermi difficilmente gli può essere impedita. Quindi, prendiamo per buona questa raccomandazione e siamo perfettamente d'accordo con questa raccomandazione. Il dato di fatto è che in una società mediatizzata, ben prima dei 3 anni, il bambino difficilmente può sottrarsi alla mediazione degli schermi. Cosa si intende per società mediatizzata? Cosa si intende per mediatizzazione? Si intende un fenomeno in base al quale i media non solo mediano, non solo rappresentano un dispositivo attraverso il quale viene vicariata la nostra esperienza della conoscenza, della storia e le nostre relazioni con l'altro, ma in una società mediatizzata i media pervadono la vita individuale e sociale delle persone, la pervadono colonizzando i nostri tempi,
scomparendo dentro gli oggetti di uso quotidiano, è quello che succede per tutti gli oggetti che abbiamo incominciato a qualificare come smart. Sono smart nella misura in cui ci si nasconde dietro un computer, come avviene per lo smartwatch, e trasforma completamente il senso di quell'oggetto d'uso quotidiano. Scompaiono negli oggetti d'uso quotidiano, in una parola, per usare un termine reso famoso da Luciano Floridi, i media digitali nella società della mediatizzazione sono on life. Non siamo più noi ad essere online od offline, sono i media ad essere offline. E in questa società mediatizzata l'esperienza che il bambino può fare degli schermi digitali non è soltanto un'esperienza diretta, è anche un'esperienza mediata che passa attraverso il modellamento dell'adulto. Non solo usare, ma veder usare produce effetti nel piccolo consumatore. Terzo punto, i media in ogni caso non rappresentano solo un problema, essi possono rappresentare anche una opportunità. Faccio riferimento ad un importante lavoro di uno studioso australiano che si chiama Anthony Elliott, tradotto pochi mesi fa in italiano dall'editrice Codice di Torino. Il libro si intitola Le culture dell'intelligenza artificiale. In questo lavoro Elliott riprende l'analisi della relazione oggettuale di Bollas, di Christopher Bollas, Essere un carattere, il libro tradotto da Raffaello Cortina, all'interno del quale questo punto di vista, questa analisi di Bollas si trova. Ecco, per lo psicanalista inglese gli oggetti sono chiavi psichiche, svolgono cioè una funzione transizionale, sono occasioni per il sé, le sue aperture, le sue trasformazioni. Sulla base di questa consapevolezza, i media digitali possono fungere da oggetto trasformativo del sé, possono offrire occasioni per l'elaborazione creativa, come per la chiusura difensiva, moltiplicano le occasioni di accogliere, immagazzinare, esplorare, esprimere emozioni, ansie e conflitti psichici. Voglio dire che se prima dei 3 anni andrebbero evitati e se in una società mediatizzata probabilmente non ci si riesce, occorre considerare, come anticipava la dottoressa Minutillo nella sua presentazione, occorre anticipare che però, per fortuna, i media non rappresentano soltanto occasioni di rischio, ma anche delle opportunità. Rappresentano le opportunità di sviluppo del sé, di sviluppo della creatività, di elaborazione attiva della propria esperienza. Sulla base di questi 3 punti, che in maniera molto sintetica ci consentono di disegnare la realtà delle cose, allora, quarto punto, in che cosa può consistere l'intervento educativo? L'intervento educativo evidentemente dovrà consistere nella riduzione dell'impatto dei rischi e nella liberazione delle opportunità, abilitando il soggetto a vivere in questa società mediatizzata. Come creare le condizioni perché il soggetto, dentro questa realtà mediatizzata, possa vivere componendo in equilibrio i media con la propria vita. Il sistema delle competenze che servono a farlo è la media literacy, è quello che in letteratura si definisce media literacy. Potremmo tradurre in italiano competenza mediale. Il sistema delle competenze che servono ad un soggetto a convivere in maniera equilibrata e senza esporsi ai rischi con i media. Il fatto di
veicolare queste competenze all'interno dei contesti scolastici ed educativi prende il nome di Media Literacy Education. Come si fa? Come si può fare nella scuola, nei contesti aggregativi, in famiglia, a promuovere questo atteggiamento educativo nei confronti dei media digitali? A me convince molto la proposta di Sergio Tisseron, uno degli estensori del rapporto che ho citato all'inizio del mio intervento, psichiatra francese che da 30 anni almeno studia la relazione tra il bambino e gli schermi, il quale propone come via educativa agli schermi digitali la regola che lui battezza delle 3 A, le A di alternanza, di autoregolazione e di accompagnamento. Cosa vuol dire alternanza? Vuol dire promuovere diete di consumo variate. Vuol dire creare le condizioni perché il bambino, il ragazzo, possa sviluppare consumi culturali che tocchino una tastiera larga di esperienze. E quindi non solo videogiochi, non solo cartoni animati, non solo attività canalizzate su un unico strumento e su un unico tipo di esperienza, ma articolate e capaci di comprendere anche attività outdoor molto diverse da quelle realizzate con i media. Accanto alla A di alternanza, la A di autoregolazione, che vuol dire non proteggere, ma fare empowerment. Che cosa significa? Significa che la tentazione dell'adulto educatore, soprattutto nei confronti del bambino piccolo, potrebbe essere quella di provare a tutelare attraverso un approccio inoculatorio, assolutamente difensivo, stigmatizzante nei confronti delle tecnologie. Questo tipo di approccio non è vincente, la ricerca lo dimostra, e non è vincente perché, soprattutto perché, non abilita il bambino a sviluppare la capacità di gestire autonomamente la propria relazione con i media. Va in questa direzione invece l'attività di empowerment, che significa responsabilizzarlo fornendogli la capacità di interagire criticamente con i media e con i loro messaggi, con questo ottenendo la sua capacità di autoregolarsi senza che lo si debba fare attraverso dispositivi normativi top-down dall'esterno. Alternanza, autoregolazione, naturalmente accompagnamento. Accompagnamento che cosa significa? Non significa evidentemente per l'adulto stare materialmente di fianco al bambino 24 ore al giorno, perché sarebbe impossibile e non glielo si potrebbe nemmeno richiedere. Accompagnamento vuol dire rispecchiare l'esperienza del bambino, vuol dire aiutarlo a verbalizzare i suoi vissuti e i suoi problemi, vuol dire condividere l'esperienza del consumo e fare attività di glossa. Ecco, nella analisi che gli studi culturali conducono sui media in famiglia, l'attività di glossa è quell'attività che porta il genitore a non mettersi in cattedra, a non insegnare didascalicamente l'uso delle tecnologie, ma a farsi da parte, a rendersi laterale rispetto all'esperienza di fruizione e, proprio come facevano i glossatori medievali a margine dei codici, appuntare i suoi commenti a margine delle vite dei suoi figli. E questo significa
sostituire a quello che potrebbe essere vissuto come moralismo impositivo significa sostituire la parolina detta al momento giusto, il commento sdrammatizzante fatto al momento giusto, l'osservazione apparentemente non centrata ma assolutamente pertinente. Ecco, accompagnamento, mi sento di poter dire, è un po' tutta la capacità di giocare questo insieme di scelte di presenza del genitore, una presenza che è più di qualità che non di quantità. Si può essere sempre a fianco dei propri figli pensando totalmente ad altro, si può essere anche sul posto di lavoro e quindi materialmente lontani da casa, e proprio magari attraverso gli stessi canali, gli stessi sistemi di instant messaging, mantenere quella complicità che mantiene aperto lo spazio per la relazione educativa. Quinto ed ultimo punto, questa situazione, questo quadro di analisi e questa ipotesi di intervento educativo rischia di essere rimesso in discussione oggi dallo sviluppo recente dei media digitali. Faccio riferimento a un lavoro che è un manifesto, il manifesto della Media Education, che David Buckingham ha sottoscritto nel 2019. David Buckingham, oggi in pensione, caro amico, è stato per tanti anni professore dell'Università di Londra e negli ultimi 30-35 anni sicuramente uno degli studiosi più interessanti e più attenti di questi processi, di questi fenomeni a livello internazionale. Bene, nel suo manifesto sulla media, della Media Education, Buckingham ci invita a considerare una bigger picture, ci invita ad allargare lo sguardo, perché dice lui la situazione, il disegno è più grande. Che cosa riguarda questa bigger picture a cui, verso la quale Buckingham richiama la nostra attenzione? Ecco, la bigger picture riguarda i dati. Riguarda i dati che ciascuno di noi regala al mercato. E li regaliamo al mercato fin dai primissimi mesi di vita. Oggi uno degli spazi commercialmente più interessanti è la cosiddetta Internet of the Toys, l'internet dei giocattoli, che vuol dire commercializzare prodotti come i robot antropomorfi o come certe Fitband che servono a controllare il bambino mentre si sta facendo da mangiare, proprio come i nostri tempi svolgevano questa funzione quelle specie di ricci trasmittenti che gli appoggiavamo sul cuscino e che tenevamo dritte in piedi mentre in un'altra stanza facevamo qualcosa. Qual è la caratteristica di questi prodotti? La caratteristica di questi prodotti è di lavorare attraverso il wifi di casa. E lavorando attraverso il wifi di casa rendono possibile a chi li commercializza di raccogliere dati sulle abitudini e sui comportamenti del bambino fin dai primi mesi di vita. Il mercato sta già inquadrando dal punto di vista psicografico e dei suoi comportamenti il piccolo consumatore. La bigger picture riguarda gli algoritmi, riguarda le logiche che usano questi dati come materiale di apprendimento che serve a modellare scelte e comportamenti. È il machine learning che noi conosciamo molto bene e che consente alle piattaforme di conoscerci sempre di più ogni volta che noi vi facciamo ingresso, restituendoci ad ogni nuovo ingresso quelli che secondo l'algoritmo potrebbero essere i prodotti più coerenti con i nostri gusti. La big picture riguarda infine il capitalismo digitale, cosiddetto capitalismo digitale, che si serve dei dati e che si serve degli algoritmi. Questo è un capitalismo della sorveglianza, come ha scritto Shoshana Zuboff, è un capitalismo della sorveglianza perché si serve del tracciamento dei nostri dati di fatto per sapere cosa vogliamo e cosa stiamo facendo. È un capitalismo algoritmico,
è un capitalismo basato su un capitale algoritmico, come ha scritto di recente Ruggero Eugeni, collega mio e di Federico all'Università Cattolica, direttore dell'altra scuola sui media e la comunicazione. Questa è la bigger picture. Capirlo significa capire che cosa? Significa capire che il problema si è spostato. Il problema della media literacy non è più oggi solo se e quanto lasciare usare lo smartphone o la console videogames al bambino, al ragazzo, ma come consentirgli di addomesticare gli algoritmi conservandogli la sua libertà. Questo è il tema. Su questo punto, visto che gli algoritmi non si vedono e non hanno forma testuale, gli strumenti che la Media Literacy Education fino ad ora aveva sviluppato, su questo non funzionano. E quindi abbiamo davanti una stagione in cui dovremo chiedere un supporto agli informatici che sviluppano software per aiutarci a costruire dispositivi che ci consentano di fare questo salto, che è un salto quantico nel lavoro educativo, nel lavoro media educativo. Ecco qui mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la parola a chi coordina il tavolo se ci fosse lo spazio e l'interesse di qualche domanda. Grazie. Grazie, grazie moltissimo, dottor Rivoltella, è stato un intervento veramente, veramente illuminante e mi viene da dire di ampio respiro sulla tematica. Io a questo punto do il benvenuto invece al dottor Tonioni, lo ringrazio per essere qui con noi e le passo immediatamente la parola con un intervento sulla presa in carico e trattamento di internet addiction. Grazie ancora, dottor Tonioni. Grazie a voi. Allora, io sono molto in linea con quello che ha detto Pier Cesare Rivoltella, nel senso che siamo di fronte soprattutto a un nuovo modo di pensare e di comunicare, per cui a un processo evolutivo prima che patologico. Gli stessi disturbi dell'apprendimento che tanto sono diagnosticati ai bambini fin dai tempi delle elementari, assodato che la scuola non si è evoluta con la stessa velocità con la quale è cambiato il profilo cognitivo dei nostri bambini, dicevo, gli stessi disturbi dell'apprendimento, io continuo sempre di più a vederli come il tentativo abortito di mettere in atto un nuovo modo di apprendere, anche perché è una strana, come dire, coincidenza il fatto che mentre si sviluppava l'evoluzione digitale con la velocità con la quale si è sviluppato, le diagnosi nelle classi elementari dei nostri figli, almeno un 30% tra elementari e medie è diagnosticato come dislessico, disgrafico o discalculo. Considerate anche, e poi passiamo alla clinica degli adolescenti, che gli zaini dei nostri figli alle elementari, per quanto pesano, per quanta carta contengono, sono diventati nella maggior parte dei casi dei trolley, ovvero quelle valigie che usiamo per partire quando andiamo alla stazione o all'aeroporto. Detto questo, al Gemelli, dove abbiamo fondato il primo ambulatorio che è partito come ambulatorio per la dipendenza da internet e adesso lo chiamiamo per la psicopatologia web mediata, e già questo è indicativo, interveniamo in questo ambulatorio esclusivamente quando c'è dolore mentale, perché il dolore mentale è l'elemento discriminante che separa l'evoluzione dalla patologia e non possono deciderlo i genitori. Perché capite bene che internet media anche quella distanza generazionale nei confronti dei nostri figli, degli adolescenti, di tutto quello che volete, attraverso la quale i figli non riusciamo più neanche a immaginarli quando sono adolescenti. Nel senso che, esattamente come capitava quando adolescente ero io, se io chiedo a una delle mie figlie a che pensi,
La risposta è la stessa che davo io: a niente. E io il cellulare non ce l'avevo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'iperconnessione, per quanto riguarda gli adolescenti, a mio parere è un diritto, se non crea dolore mentale, come lo crea in tutti quei casi legati a esperienze non tanto di aggressività subita, quanto vere esperienze persecutorie, come nel caso del bullismo e del cyberbullismo. Il dove interveniamo di solito? Interveniamo in tutti quei casi, come dire, di preadolescenza, di ragazzini che danno dei prodromi già alle elementari, ma poi a 11-12 anni danno segni di ritiro sociale e di abbandono della scuola. Lì sì che c'è il dolore mentale, però pensate, perché noi facciamo tanta confusione quando parliamo di dipendenza da smartphone, da gaming. I ragazzini di cui ci occupiamo noi, che sostanzialmente sono pieni di rabbia, e la rabbia è un sentimento che hanno accumulato molto prima, sono ragazzini che tendono ad abbandonare la scuola, anzi non vanno più a scuola, c'è una grande dispersione scolastica. Di solito, come dire, vengono da famiglie che non li hanno accompagnati nell'esperienza del corpo, nell'esperienza fisica, li hanno un po' trattenuti. Considerate che la spinta che porta un bambino a gattonare per la prima volta, cioè per la prima volta un bambino sta dove non lo mettiamo, è la stessa spinta che porta un adolescente a uscire di casa per la prima volta. Ora, rispetto a un bimbo che gattona, voi avete un ambiente familiare che accompagna il bambino in questa esperienza, pronto a meravigliarsi quando anche lui si meraviglia, perché parte e va alla scoperta, va incontro a qualcosa senza sapere bene che cosa, quando gattona. Ci sono delle famiglie che accompagnano l'esperienza, dicevo, e altre famiglie che invece si immaginano che da quel momento in poi il bambino possa farsi male e magari hanno riempito la casa di paraspigoli proprio perché si immaginano non che il bimbo scopra delle cose, ma che si può fare male. Dico questo perché è lo stesso atteggiamento di tante famiglie all'interno delle quali poi nasce un problema di abbandono scolastico e ritiro sociale, che nulla a che vedere con la scuola o con la dipendenza da gaming, perché in questo tipo di paziente, pensate, non c'è quasi mai neanche la presenza di un profilo in un social network, cioè questi ragazzi non si espongono in nessun modo, giocano e basta. E gli unici amici che hanno sono gli amici della loro crew online, che è in competizione con altri gruppi di ragazzi ed è l'unico posto dove si sentono competenti ed è l'unico posto dove non soffrono. In tutti gli altri ambiti della realtà vanno incontro a intollerabili frustrazioni e non perché sono dipendenti da internet, ma perché sono del tutto impreparati, arrivati alle soglie dell'adolescenza. Cioè, l'adolescenza è una montagna veramente troppo più alta da scalare per loro e non si espongono, ripeto, all'interno delle relazioni col proprio gruppo di pari, neanche con un profilo in un social network. Lì trovate il dolore mentale, un dolore terribile, una rabbia infinita, detonata con tante ore di gaming, con giochi sparatutto. I giochi sparatutto consentono a questi ragazzi di detonare la rabbia e in nessun modo sono generatori di rabbia, ma detonatori di rabbia. Poi certo, se un genitore impotente, disperato, inconsapevole, leva la PlayStation, leva la console di gioco, a questi ragazzi loro reagiscono, ma non perché sono dipendenti dal gaming, perché non hanno alternative. Perché qualsiasi pensiero che li porta fuori dal videogioco è un pensiero insostenibile e non sono nati così. Lì bisogna intervenire con molta cautela, nel rispetto dei loro tempi, senza violentare i loro tempi, e lì siamo anche chiamati a sostenere la famiglia, perché la famiglia poi inevitabilmente, mamma e papà, che ovviamente ve li lascio immaginare, darebbero la vita ai figli, ma
diciamo, vengono lo stessi da famiglie affettivamente molto disarmoniche. Per tutti gli altri casi legati a ragazzi che invece il profilo sul social network ce l'hanno, che escono di casa, che fanno perdere le loro tracce ai genitori, come per certi aspetti, senza esagerare, tutti i ragazzi devono fare. Quando un adolescente esce di casa, io sono circondato da genitori, lo dico anche da papà di figli adolescenti, quello che dico, immaginiamo quasi sempre solo disgrazie, o che i figli si drogano, o che chissà cosa combinano con la sessualità. Non immaginiamo mai quello che di solito avviene sempre, che si divertono e basta, ma lo devono fare a una distanza di sicurezza dove noi non possiamo esserci e né che possiamo ridurre. Tutti i tentativi che facciamo per avvicinarci a noi, per sedurre i nostri figli, alle volte per provare a manipolarli a fin di bene, sono pericolosi. La distanza più sana dagli adolescenti è la fiducia, mai il controllo. Il controllo ci fa impazzire perché ci fa tutte le volte trovare un figlio che esiste solo nel nostro pregiudizio. La fiducia è difficile da dare ai figli perché è una continua lotta. Io tutte le volte che mi sono fidato delle mie figlie e ho dato un permesso che altri papà non avevano dato, non c'è stato mai una volta che pensassi no, anzi, in cui ho pensato di aver fatto una sciocchezza. Per cui dare fiducia a un figlio è gravoso per noi che lo facciamo, ma non c'è dubbio che i figli sentono il nostro dare fiducia a loro, la nostra fatica, come la più utile posizione genitoriale rispetto a loro. Dobbiamo renderci disponibili quando un figlio è adolescente, ma se riduciamo la distanza nel quale lui ci ha collocato, e che è una distanza che spesso noi genitori viviamo come un'assenza, allora possiamo solo peggiorare la situazione perché lui si sposterà e qualsiasi figlio per fregare un genitore ci mette un istante. Non dobbiamo preoccuparci perché nessuno dei nostri figli vuole primariamente mettersi nei guai, morire, chissà che combinare di irreversibile, però tutti hanno bisogno di fare delle esperienze senza possibilmente farsi male a una distanza di sicurezza. Che significa in termini concreti? Che come un figlio è adolescente ed è sessualizzato, la password del telefonino i genitori non dovrebbero averla. La geolocalizzazione non dovrebbero farla. Capisco che è difficile. Ma lo dico perché noi al gemelli, con questo tipo di assetto, riusciamo molto spesso a fare delle inversioni di tendenza in senso evolutivo, in senso positivo, che sono sorprendenti anche per noi. Pensate, noi abbiamo due gruppi di adolescenti per la riabilitazione, no? E 3-4 gruppi di genitori. Quando c'è un adolescente da una parte, c'è sempre un genitore in crisi dall'altra. Nei gruppi dei genitori noi aiutiamo i genitori a tollerare la loro crisi, perché la crisi non ce l'hanno solo gli adolescenti, esiste anche una crisi genitoriale tutte le volte che un adolescente fa veramente l'adolescente. Non possiamo chiedere a un ragazzo adolescente, paziente o figlio che sia, di prendersi cura della nostra ansia, senza poi provocare in lui le basi per disturbi poi che esplodono in età adulta. Questo tipo di prevenzione lo dobbiamo fare fin da quando i figli sono piccolini, dando e tutte le volte che abbiamo la tentazione, molto spesso lo dobbiamo fare, di dare una regola, dobbiamo chiederci: anche la stessa regola, anche data allo stesso figlio, a cosa serve? Perché se serve per vincere su di lui e ridurlo all'obbedienza, serve solo a fargli accumulare rabbia. E credetemi, la rabbia come la noia sono la base delle più gravi forme di psicopatologia poi della tarda adolescenza e dell'età adulta. Le regole vanno date per aiutare i nostri figli ad acquisire il senso del limite, ma devono sempre essere innescare trattative dove non c'è asimmetria e
esattamente come diceva Pier Cesare Rivoltella, dove c'è simmetria. Il pensiero digitale è un pensiero che non prevede pulpiti, assolutamente. Noi abbiamo l'occasione di smettere di fare gli autoritari e di cominciare a sentirci autorevoli nella trattativa. È come scalare una piramide, guardate, da due versanti diversi. La trattativa termina nel punto reciproco di massimo sforzo, che possiamo anche chiamare compromesso. Per raggiungere quel punto anche noi genitori facciamo fatica e siamo chiamati a tollerare frustrazioni crescenti e pensate proprio per questo dare regole, innescando trattative e resistendo alla fantasia di vincere su un bambino anche piccolino. Se riusciamo a fare una trattativa, tolleriamo delle frustrazioni crescenti e abbiamo l'occasione formidabile di crescere anche noi genitori. Io avrei finito. Miracolosamente mi pare che sono stato nel mio quarto d'ora. Grazie, dottor Tognoni. È stato un intervento interessante. A me è rimasta una riflessione nella testa, che noi adulti impariamo a fare gli adulti e lasciamo ai ragazzi di fare i ragazzi, di fare gli adolescenti. Ognuno si riprenda un po' i propri ruoli. E forse sembrerà banale, però l'ho trovata, me la sono sintetizzata così nella mia mente. Quindi grazie. A voi prego e finisco dicendo che i ragazzi, e non è una frase fatta, gli adolescenti sono le persone più serie con le quali io mi interfaccio durante la settimana. Grazie Grazie, a grazie per voi. questa condivisione, grazie, grazie mille. Passerei adesso la parola alla professoressa Lucangeli con un intervento dal titolo molto curioso, io sono molto curiosa di ascoltarla, professoressa. Il titolo è Digitale sì, digitale no, desiderare versus dipendenze. Sono veramente curiosa di ascoltarla, professoressa, e soprattutto grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie anche a tutto quello che ho ascoltato fino ad adesso. Io avrei bisogno di condividere il mio schermo. Mi dite solo se lo vedete. Dottoressa, allora lo vediamo. Lei se può mettere la presentazione a schermo intero, per favore. Sì, che non lo vedo io sul mio, quindi allora Leggermente provo. più a destra. Già a schermo intero? Lì, Ecco, adesso lì. dovrebbe essere a schermo intero. Ecco. Adesso non vedo più me, ma insomma mi vedete voi e l'importante. Cortesemente, nel riquadro in alto verde. In Sì? alto, no, riguardo verde, se Sì? lo Ci preme, deve sono? gentilmente premere presentazione di PowerPoint. Ci sono. Sì? Ci siamo. L'ho premuta. È tutto Perfetto, a posto? adesso può rimettere in grande la slide. Ok, perfetto. Ecco, bene, quindi posso parlare tranquillamente, voi vedete. Assolutamente sì, grazie. Ecco, allora io pensavo di farvi una sintesi di tutto quello che stiamo studiando in maniera da poter essere il più utile possibile a quanti stanno seguendo questo argomento. È un argomento che se voi guardate stiamo seguendo già da tanto tempo, perché qui vedete la data di 12 anni fa, quando tra tutte le situazioni di rischio che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dava come SOS per tutti i centri di ricerca e i centri clinici che si stavano occupando prevalentemente dei disturbi del neurosviluppo, cominciava a comparire molto forte questa che era stata definita un trend rischiosissimo di dipendenza dopaminergica da tecnologia. Ora io vi riassumo la letteratura scientifica che leggo. C'è una letteratura scientifica molto importante, anche questa molto datata, vedete, sull'effetto dell'elettromagnetismo. Molto datata perché se vi faccio vedere che dal 96 che tremiamo tutti per l'impatto che i campi elettromagnetici hanno sulla salute, ecco, non è compito mio. Ne posso io riassumervelo bene, ma è soltanto per dirvi che siamo tanto in ritardo anche con quelle che sono le condizioni
che continuiamo a silenziare, ma su cui dovremmo riflettere, soprattutto in un contesto come questo che di salute intera si occupa. Quello di cui vi posso parlare meglio da un punto di vista di competenze personali è invece il meccanismo proprio della dipendenza che abbiamo chiamato, ecco, questo fattore di crescita preoccupante già dal 2010 come fattore prepandemico. E non sto scherzando perché è così che sul lavoro di Lancet era apparsa la dicitura. Allora, rispetto alla dipendenza, io vi faccio vedere questi dati che io stessa ero riuscita a farmi dare, ma qui stiamo parlando di 5 anni fa, dopodiché questi dati non sono più trasparenti neppure ai ricercatori. Quindi dati di big data in realtà, cioè di quante volte noi andiamo a toccare i nostri diciamo, sistemi di tecnologia che ampliano in qualche modo direi le memorie quotidiane, prevalentemente i cellulari. Ecco, quello che voi potete vedere è che noi li andiamo a 5 anni fa, li toccavamo 2600 volte al giorno. Ora, tenendo conto che un po' di ore dormiamo e un po' di ore non li possiamo in qualche modo considerare, almeno così dovrebbe essere, il numero di volte in cui noi ci connettiamo al nostro cellulare è impressionante. Al minuto noi lo tocchiamo n volte. E questo noi sentite che non lo sto riferendo all'età adolescenziale, ma lo sto riferendo all'età adulta prevalentemente. Nell'età adolescenziale è molto più marcata e da 5 anni fa ad adesso vi dovrei parlare di dati interpretativi, non è nella mia natura, però vi posso assicurare che almeno a me fanno usare l'immagine di una sorta di parte fisica che ci prolunga e che questo è il modo in cui lo dobbiamo interpretare. Nel bene e nel male io non metto mie considerazioni, vi leggo le cose che studio, semplicemente questo. Sempre di tanto tempo fa c'è lo studio che poi ha dato origine a tutta l'analisi, io direi di molti rami del neuroscience, ma non soltanto, rispetto a questo circuito dopaminergico che verrebbe in qualche modo ad avere l'effetto di questa nostra, di questa nostra vita prolungata nei sistemi digitali. Che cos'è il sistema dopaminergico? Anche questo, due parole soltanto, è collegato al circuito della ricompensa, che è uno dei circuiti più antichi del nostro sistema neurale ed è il sistema con cui, ecco, soltanto per accennare, io sono tra i fautori della fine del dualismo mente-corpo e quindi con motivazioni scientifiche dico non è più tempo di continuare a considerare il sistema corpo e il sistema mente come due sistemi scissi, sono flussi informazionali contemporanei, tutto questo ha a che fare con il sistema anche del circuito della ricompensa, cioè i millesimi di secondo il nostro sistema neurofisiologico è in grado di attivare neurotrasmettitori che ci ricompensano, ci bloccano nei sistemi umorali. La centralina più interessante di questo è sicuramente la centralina della produzione di dopamina. Cosa ha a che fare tutto questo con gli studi che hanno il tema dell'educazione al digitale ha a che fare perché ogni volta che il telefono suona o che noi riceviamo una vibrazione o un'attivazione che in qualche modo abbiamo codificato anche semplicemente proprio di contatto, il nostro cervello ci premia e ci premia con questa dose di dopamina che induce una vera e propria condizione di dipendenza. Questa è la condizione più antica nei circuiti cerebrali. Noi abbiamo, per grazia ancora, una serie di circuiti dopaminergici del tutto naturali e connessi con il fatto che questo implica il rinforzo del comportamento. Quindi io a volte ai miei studenti raccontavo con tenerezza che 30 secondi di abbraccio comandano all'amigdala di produrre l'ossitocina, che è l'ormone che consente alle madri di partorire senza dolore e che quindi l'abbraccio è uno dei più grandi attivatori non soltanto dell'ossitocina, ma di tutti i comportamenti
comportamenti dopaminergici. Qui nell'immagine vedete forse il comportamento più antico, che è quello che questi neuroni speciali che si chiamano C-cell, che sono intessuti nella nostra pelle, ci consentono per il loro collegamento diretto con le aree limbiche, e quindi la carezza attiva immediatamente questo rinforzo dopaminergico. Perché ve lo faccio vedere? Perché questa immagine vi parla da sola. Questa immagine, in termini tecnici, nella letteratura scientifica, sta prendendo sempre più il nome di digital babysitting, cioè è accaduto che nei sistemi educativi del nostro quotidiano il rapporto con le tecnologie sia un rapporto che, ho sentito prima i colleghi bravissimi parlare prima di me, sostituisce delle relazioni profonde di accudimento. Quindi le sostituisce in un'età neuroplastica in cui i circuiti sono determinati da filogenesi in milioni di anni evolutivi, per circuiti che determinano il processo non soltanto di attaccamento, non soltanto di base sicura, ma di vera e propria strutturazione del self, anche del self emotivo. Anche qui non ho la possibilità e il tempo in così pochi minuti di potervi spiegare tutti questi termini, ma semplicemente accennarveli per dire che c'è bisogno di leggerli con molta lucidità. Questo video è un video che io mostro da tempo, che i miei studenti mi hanno girato anni fa, perché girava sui social, ed è un video in cui si vede uno dei comportamenti più spontanei di digital babysitting. La mamma è molto onorata di come il piccolo di pochi mesi, mentre ancora non ha lo sviluppo di controllo neppure delle posture, degli arti inferiori, sia perfettamente in grado di gestire, il contatto con il telefono. La mamma è molto orgogliosa e felice, pensando che questo sia segno di grande intelligenza. Ora, nel momento in cui vedrete le immagini procedere, vi accorgerete che la mamma, quando toglie di nuovo il cellulare, riotterrà un comportamento che è un comportamento di quelli che noi consideriamo fortemente indicatori già di condizioni di dipendenza. Su questo video sono state fatte tante critiche anche a me, perché quello che mi è stato detto è di dimostrare che quello non fosse soltanto il piacere provato verso un gioco molto caro. Ecco, gli studi successivi, non sono stata io a farli, hanno dimostrato che quel tipo di reazione sia solo quando viene tolto veramente ciò che nella filogenesi è collegato a quel circuito della ricompensa, quello di cui vi parlavo prima, come per esempio il momento in cui al piccolo venga tolto il seno materno, il biberon, qualcosa di strettamente collegato, per quello che riguarda la storia di specie, a un bisogno profondo. Ecco, cerco di spiegarmi, vuol dire che è diventato un bisogno profondo. Il video che vi mostro ora è il video che viene comparato a come dovrebbe essere invece il gioco con il telefono. È semplicemente uno scherzo. Siamo di fronte a una bimba di 18 mesi che sta giocando con un filo collegato ad una spina del telefono, che lei finge che sia il telefono, e se voi sentite non ha neanche una parola. Ma ha tutta una prototipia sovrasegmentale del linguaggio che indica proprio quelli che sono i processi più intelligenti della nostra specie in questa fase evolutiva, cioè l'imitazione differita e la teoria della mente, che consentono l'evoluzione del gioco simbolico. Cosa sto cercando di dirvi? Sto cercando di dirvi che ci sono moltissime evidenze scientifiche che ci dicono che, oltre che determinare questa addiction di cui ho sentito parlare in tutto questo meraviglioso pomeriggio, alterano proprio le traiettorie evolutive di sistemi che hanno a che fare con filogenesi, quindi con come l'intelligenza umana evolve. È vero, e sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto, che si tratta di evoluzione e che il sistema educativo deve evolvere altrettanto con l'evoluzione che le tecnologie consentono. Però ecco, evolvere significa anche discernere bene ciò che è fattore di rischio e ciò che è fattore di diciamo passo successivo della stessa specie, oltre che degli individui.
Per rientrare nel compito che mi avete dato, io qui ho continuato a riassumere la letteratura. Questo è il DSM rispetto alle condizioni di addiction e tra queste indicazioni ci sono anche quelle che riguardano i videogiochi e la dipendenza da videogiochi. È vero che il videogiochi consente di scaricare stati di tensione, è vero anche che ci sono videogiochi in questo molto seguito, soprattutto in America dove è stato prodotto, ci sono comportamenti in cui i nipoti devono uccidere la nonna, la quale deve uccidere i nipoti, e se voi leggete, ecco, tutti i sistemi di amabilità con cui viene descritto il gioco, questo ha scatenato una serie di indagini e di ricerche veramente molto serie che spiegano come è vero che consente di scaricare la tensione e la rabbia, ma come ogni cosa, quando viene data con un determinato tipo di intensità e di frequenza, può determinarne anche il nutrimento. La rabbia probabilmente ha origine altrove, ma così come la fame ha origine altrove, ma se mi viene data cioccolata, probabilmente quella fame non viene mai saziata e si alimenta in maniera peggiore di come vorremmo. Cerco di parlare in maniera simbolica perché il messaggio possa arrivare. Ora vi dico invece gli studi vicini agli aspetti di cui mi occupo prevalentemente io e quindi quelli che sono da, diciamo, far transitare attraverso un potenziamento diverso nei fattori della word cognition, quindi della cognizione e delle emozioni. I primi studi sono quelli che hanno dimostrato che l'utilizzo eccessivo e particolarmente in abbandono educativo provocano ridotta dei sistemi digitali, hanno un effetto sulla riduzione dell'attenzione e della produttività. Questa attenzione ridotta attenzione e produttività non ha soltanto correlati neurofisiologici, ma anche proprio dei fattori cognitivi specifici, come per esempio lo shifting dell'attenzione, lo spostamento dell'attenzione o lo sdoppiamento dell'attenzione nel doppio compito. Quindi è come se noi fossimo costantemente richiamati nel focus attentivo mentre stiamo ascoltando, per esempio, il docente che ci parla, faccio riferimento ai nostri figli, lo spostamento dell'attenzione sull'amico che ci scrive o sull'attesa del messaggio che stiamo in qualche modo lì ad aspettare, ad attendere. Ma non soltanto, moltissimi di noi mentre fanno una cosa, fanno anche contemporaneamente, sono anche connessi contemporaneamente con i propri sistemi digitali, io per prima. Quindi questo spostamento, questo shifting dell'attenzione e questo doppio compito che spartisce le mie funzioni, non soltanto ho avuto modo di sperimentarlo nel tempo, ma lo osservo costantemente, sempre più messo a dura prova. Questo ovviamente consumando le risorse in un tempo che ad alta complessità come quello che stiamo vivendo, è correlato con la parte warm che entra ad essere particolarmente fragile. La parte warm emozionale, per cui i fenomeni di crisi d'ansia per abbandono dei propri cellulari, non li vado neanche a spiegare perché sono certa che tutti noi li sperimentiamo, tenendo conto che parlo del cellulare più del computer, perché nel cellulare ci sono gli ultimi studi degli ultimi 2 anni che spiegano come ci siano dei fattori proprio affettivi di riferimento, perché ci sono i nostri segreti nel cellulare. Quindi non abbiamo soltanto una dipendenza legata all'internet, ma una dipendenza legata alla connessione sociale, che è tutto un altro aspetto che va considerato ed è un aspetto immenso di cui solo vi accenno, ma ho troppo poco tempo per farvi un quadro sintetico del tutto. A questo si collegano i fattori più profondi con un aumento progressivo di una condizione depressiva che sicuramente non è solo legata alla maggiore dipendenza digitale, ma le traiettorie si sovrappongono al punto che alcuni studiosi che qui vi ho riportato lo considerano proprio come un fattore fortemente catalizzatore, cioè come se questo effetto avesse proprio questo effetto da
catalizzatore, acceleratore dei processi più complessi di cui dovremmo sicuramente parlare meglio di quanto sto facendo adesso. Altro elemento molto descritto in letteratura è quello che qui ho chiamato stress relazionale, ma sono i comportamenti prosociali che vengono ad avere una fortissima deiezione, un cambiamento di traiettoria. Per cui laddove vediamo nell'immagine l'adolescenza soprattutto, ma pensiamo a quelli che sono i rapporti all'interno della famiglia, dei nuclei, al noi sociale, ecco, viene ad avere che l'interazione che ha milioni di anni, quella del dialogo, non verbale, verbale, paraverbale, gli occhi, la voce, la parola, vengono sostituiti da queste modalità, ecco, ci dobbiamo domandare che tipo di condizione educativa richieda come processo di maturità degli adulti, oltre che dei ragazzi, e su questo sono d'accordo. Però non basta semplicemente dirlo, siamo in una situazione in cui, lo dico a parole mie, se siamo immersi tutti nell'oceano ghiacciato, anche chi ha il cuore caldo sente freddo, quindi è sempre un sistema simbolico per dire il problema non si può affrontare con un semplice dichiarazione di intenti. È necessario comprendere dagli effetti neurofisiologici dei campi elettromagnetici agli effetti sulla mente, sui sistemi prosociali, tutto il sistema educante cosa deve fare a livello proprio di etica, che io direi a questo punto non può più aspettare. Dei disturbi del sonno vi dovrei parlare tantissimo, ma è uno dei fenomeni che proprio porta di più a chiedere aiuto ai clinici, perché forse lo si considera l'elemento che meno ha a che fare con gli aspetti del profondo, ma più con gli aspetti di un disturbo fisiologico evidente. Ma ci si sbaglia perché niente come il sonno e il sogno regolano anche gli aspetti del profondo. Infine, tutti quelli che sono gli effetti sul comportamento, io qui vi ho segnato l'aggressività, ma vi dovrei anche tantissimo parlare di questo fenomeno dell'isolamento sociale e dell'aumento esponenziale di questi hikikomori, di ragazzi, ma non soltanto, bambini, ma non soltanto, anche adulti, che cominciano a vivere completamente preferendo una realtà di tipo digitale alla realtà in cui noi viviamo. Io non so se voi riuscite a sentire la canzone che ora io vi metto, è stata fatta da un rapper qualche tempo fa, come sintesi di tutta una serie di firme che gli scienziati di tutto il mondo avevano raccolto per chiamare proprio a raccolta un sistema educante consapevole. Ditemi se sentite le parole, perché dice più di me. Corre sotto il dito di una sola mano, e qui passa il tempo, giù ci faccio caldo, vedo gente che corre con il capo chinato, sempre depressi e sorridenti, solo su Instagram, sempre corretti tra di noi, a perci di vista, posti un altro foto, posti come ti senti, in posti in cui dovresti parlare con i tuoi parenti, ma tanto ormai i giorni sono tutti gli stessi, sono troppo veloci, ma c'è sempre tempo per un tempo, mio padre odia WhatsApp. Usa il 3310, ripete sempre a 20 anni, sembra atleti, appena nato ti creano un account, impari prima ad usare il tablet che a dire ciao, siamo concorrenti di una vita virtuale in cui la vita vale meno di un vitrace, e chi se li scorda i pomeriggi con quel super santo, quando eravamo bambini con nessun sogno infranto, adesso i sogni sono fatti di follower, montano cazzate fino a farsi sfondere, ma tanto oggi siamo tutti nomofobici, cresciamo qui. Ah. Ho stoppato per sbaglio la condivisione, spero che si sentisse la canzone. Voi mi date qualche indicazione di... Professoressa, abbiamo sentito la canzone. Ecco, quindi io poi spero che insomma, tutto il messaggio fosse esplicito e chiaro, e co così con questa canzone volevo concludere, cioè uscirei dai sistemi di giudizio, tutti i sistemi di giudizio che in qualche modo possono essere quelli che ci fanno essere pro o contro, digitale sì e digitale no, ecco il titolo per cui io l'avevo proposto così, ma entrerei dentro una capacità di discernimento. Sicuramente sono tecnologie che cambiano e sprogrammano o riprogrammano un'organizzazione
che dalle cellule all'io, ecco, ha milioni di anni evolutivi e che quindi ha bisogno di essere presa in eye care, non soltanto in ho cura, ma mi stai a cuore, che è un significato intero. Grazie. Professoressa, sono io che ringrazio lei per queste riflessioni che sicuramente hanno arricchito il webinar di oggi. Quindi grazie, professoressa. Volevo ricordare, e volevo innanzitutto approfittare di un piccolo spazio per ringraziare i 300 partecipanti che sono in questo momento ci stanno tenendo compagnia. Ricordare a tutti quanti voi che è possibile inviare delle domande scrivendo a qua.webinar@iss.it e che nel caso in cui i relatori per impegni precedentemente presi non potessero partecipare fino al termine, faremo comunque in modo di farvi avere una risposta. Passerei adesso la parola al dottor Facoetti, ringraziandolo per essere qui con noi. Buon pomeriggio Andrea, grazie mille per aver accettato il nostro invito, che ci proporrà un interessante intervento sull'uso, tra virgolette, terapeutico, lo posso dire, dei videogiochi. Andrea, a te la parola e grazie, grazie ancora per la disponibilità. Mi sentite? Sì. Perfetto. Sì, ti sentiamo. Grazie, grazie a voi per l'invito. Io vorrei presentarvi appunto la possibilità di utilizzare il digitale in termini terapeutici, in qualche modo, riabilitativi. Allora, vi parlerò. Su questa prima slide c'è un po' il riassunto di quello di cui vi parlerò. Vi parlerò di gioco. Vi dirò qualcosa sull'importanza di questa attività. Cercherò di suggerire come i videogiochi, alcuni tipi di videogiochi, mimano, quello che si vede in questa slide in alto, quello che viene definito ambiente arricchito, in qualche modo è la modalità sperimentale attraverso la quale la scienza ha dimostrato che possiamo generare nuovi neuroni anche in un cervello adulto come quello di un roditore, se fatto crescere in un ambiente arricchito di stimoli motori, sensoriali e sociali. E l'ultima parte dedicherò al sistema di reward, sistema di ricompensa, che presumo sia il motivo per cui mi abbiate invitato a questo webinar. Ricordo che il gioco, e quindi anche il videogioco, implica dei processi emotivi legati al divertimento, e questo va in qualche modo a stimolare quel sistema di cui ha parlato anche Daniela, la mia collega, prima. Prego, volevo, prego con la slide successiva. Ah, c'era l'animazione di questo elefantino che gioca. Parto subito cercando di fare un link tra l'effetto del videogioco e lo sviluppo, la modificazione, la neuroplasticità. Questo è un lavoro che ci dimostra che 30 minuti, probabilmente c'è anche un'altra slide, vabbè, ci dimostra semplicemente che 30 minuti al giorno per 2 mesi di Super Mario va ad aumentare la quantità di materia grigia, ok? Nelle aree prefrontali, dorso-laterali, non solo delle aree di controllo, diciamo, ma anche dell'ippocampo che è implicato come processo di esplorazione dello spazio e anche del cervelletto che serve appunto per il controllo motorio quando io videogioco. Qui, ripeto, 20 minuti al giorno aumento della materia grigia, ok? Alla faccia che i videogiochi ci fondono il cervello. Prego, la slide successiva, Giulio. Se mi senti. Ecco, vi dicevo che la prima parte della mia presentazione si baserà sul gioco, nel senso che noi,
qualche modo tendiamo a parlare di videogioco, ma ci dimentichiamo, mettiamo l'importanza sulla prima parola, ma ci dimentichiamo che la parte fondamentale del videogioco è appunto il gioco. Il gioco che è un comportamento variegato. Non è qui, vi riporto le definizioni di che cosa sia il gioco, dell'importanza che ha nel nostro sviluppo. Non è completamente funzionale e non è volto alla sopravvivenza dell'organismo, però tutti giochiamo. Il gioco è spontaneo, piacevole, gratificante e volontario. Questo ve l'ho sottolineato proprio perché il fatto che sia piacevole e gratificante è quello che poi può generare ovviamente fenomeni di dipendenza, come tutto ciò che provoca piacere. Il gioco è composto da atti esagerati, alcuni atti compaiono ancora prima di quando anticipano dei comportamenti che verranno manifestati più avanti. L'esempio più eclatante è il gioco di lotta. Che si chiama anche social play, in cui dai roditori all'uomo e agli altri animali si mischiano dei comportamenti dal corteggiamento alla riproduzione alla lotta, okay? Tutto in un gioco che anticipa quello che avverrà giorni o mesi dopo, durante lo sviluppo. Ovviamente vi sto parlando di animali, in questo caso di modelli animali. Il gioco è fatto di atti ripetitivi, ma non sono stereotipati, non è un dondolare o tipo l'andatura. È attivato il gioco in assenza di forti sollecitazioni e soprattutto il gioco appare in situazioni non caratterizzate da stress e ansia. Di stress poi vi parlerò un po' in fondo, alla fine. Quando vi spiegherò un po' il modello che stiamo cercando che abbiamo adottato per capire meglio cosa serve il gioco. Prego alla slide successiva, grazie. Allora, quindi abbiamo capito che cos'è il gioco. Ci si chiede chi è che gioca. Gli psicologi, ma soprattutto i biologi, hanno dato questa risposta: chiunque. Qui vedete un corvo che è stato ripreso utilizzare un pezzo di plastica snowboard lungo questo tetto, ma giocano, voglio dire che giocano anche i cetacei. Guardate anche questo ippopotamo che tenta un gioco un po' pericoloso con un coccodrillo. E comunque, diciamo che questa risposta è abbastanza facile, cioè questa domanda è abbastanza facile da dare una risposta perché tutti giocano. Abbiamo dimostrato la presenza di comportamenti di gioco negli insetti, ok? Quindi immaginatevi quanto evolutivamente è incarnato questo tipo di comportamento. Prego Giulio, passiamo alla successiva. E quindi la domanda successiva è quando giochiamo? Giochiamo praticamente sempre, dipende dalle nostre capacità motorie, linguistiche e cognitive. Non si vede troppo bene, però i dettagli, poi io vi posso lasciare anche la presentazione, qui vedete. Cioè in basso vedete appunto come il gioco inizi fin dalle prime fasi dello sviluppo e continua anche nell'età adulta. La domanda forse più difficile è quella successiva, perché si gioca? Che è nella slide successiva. Ci sono diversissime ipotesi, c'è chi sostiene che si gioca perché abbiamo troppa energia, dobbiamo scaricare l'energia perché c'è un istinto. Perché il gioco ci servirebbe come allenamento, diciamo che non hanno dato ancora una risposta univoca al fatto perché si giochi. Vi dico semplicemente che l'80% delle foche piccole muore durante il gioco, ok? Viene predata durante il gioco. Quindi dovete pensare che il gioco deve avere un vantaggio evolutivo oltre a volte anche la stessa sopravvivenza, quindi ci deve essere una funzione del gioco fondamentale. Quello che stiamo cercando di capire è che forse il gioco
serve per integrare meglio le informazioni, per mettere in collegamento meglio le varie circuiti che formano il nostro cervello e quindi per migliorare l'apprendimento. Qui vedete il solito ippopotamo che insiste con un gioco pericoloso con il coccodrillo. E quindi questa è un po' l'idea. Prego Giulio la slide successiva. In effetti il gioco è stato sfruttato per migliorare gli apprendimenti, dalle nozioni scolastiche con la gamification, rendere un gioco anche la lezione di storia, di geografia, all'utilizzo di giochi seri, i serious game, quindi utilizzare un gioco per far apprendere qualcosa di serio. E quello che stiamo sperimentando noi come strumento riabilitativo sono addirittura i videogiochi commerciali. Prego, Giulio, la slide successiva. L'idea nostra è quello che il gioco può essere utilizzato per aiutare i bambini con disturbi del neurosviluppo. Il mio laboratorio è da tanti anni che lavora sul disturbo specifico dell'apprendimento, ma recentemente abbiamo lavorato anche sul disturbo del linguaggio, sul disturbo della coordinazione o disturbo del movimento. E non noi, ma un altro gruppo americano ha lavorato proprio sui disturbi da deficit dell'attenzione. Prego Giulio, la slide successiva. Non me la ricordo. Questi sono i nostri lavori che nel corso degli anni abbiamo pubblicato, che riguardano proprio più i disturbi del linguaggio e della lettura, ma stiamo anche lavorando recentemente anche sui disturbi dello spettro dell'autismo. Prego Giulio. Allora, diciamo che quando parliamo di dislessia, la prima roba che viene in mente, il bambino è dislessico, va dalla logopedista a fare terapia. Diciamo che anche i più accesi sostenitori dell'ipotesi fonologica si sono convinti che non esiste solo il linguaggio, non esiste solo un disturbo del linguaggio alla base delle difficoltà dell'apprendimento che caratterizzano la dislessia, ma Scheiwitz e Scheiwitz, che sono dei grandi scienziati di dislessia evolutiva, che è un disturbo appunto specifico dell'apprendimento in cui il bambino non riesce a automatizzare la letto-scrittura, si convincono del fatto che altri meccanismi, tra cui quelli attentivi, sono fondamentali perché utilizzano un paradigma decisamente convincente. Utilizzano una molecola di cui non posso fare il nome, presumo, che inibisce il trasportatore presinaptico della noradrenalina, ve l'ho riportata lì, che va proprio a stimolare i circuiti della noradrenalina, riducendo, viene utilizzato, questo farmaco viene utilizzato nei casi di disturbi da deficit dell'attenzione, ma loro hanno dimostrato che questo farmaco incredibilmente migliora anche le capacità di lettura nei bambini, con, dislessia. Prego, Giulio. Slide successiva. Ma che cos'è l'attenzione? L'attenzione è un meccanismo cognitivo che ci serve per filtrare l'informazione rilevante e per bloccare quella non rilevante. E agisce attraverso meccanismi eccitatori inibitori, che sono quelli gli unici due che il nostro cervello riesce a fare, attraverso dei potenziali postsinaptici eccitatori inibitori, riusciamo ad aumentare l'estrazione del segnale bloccando l'interferenza. Prego Giulio, la slide successiva. Perché dovrebbe essere importante l'attenzione visiva spaziale quando imparo a leggere? Perché quando imparo a leggere tutte le stringhe che esistono sono delle non parole e quindi devo utilizzare una via che si chiama via sublessicale seriale attraverso un meccanismo attentivo, prego, prova ad andare avanti, ci dovrebbe essere una specie di animazione, infatti. Filtro l'informazione che mi serve, in questo caso sono le lettere in periferia, che devo mappare poi nei suoni corrispondenti. Se questo meccanismo attentivo di estrazione del segnale e blocco dell'informazione rilevante non funziona, sicuramente posso innescare una difficoltà dell'apprendimento. Se non riesco a filtrare bene, il grafema, attraverso questa segregazione grafemica, posso sviluppare delle difficoltà, nell'apprendimento della lettoscrittura. Prego Giulio, vai alla prossima, grazie. E allora la domanda che ci si può porre è:
ma c'è un disturbo dell'attenzione visivo-spaziale nei bambini con dislessia. Grazie a questi colleghi che proprio l'altro ieri pubblicano questo lavoro, un lavoro di meta-analisi, non so se sapete, appunto, prendiamo tutti gli studi presenti in cui si è andato a misurare l'attenzione ai bambini dislessici e in un gruppo di controllo sono stati considerati 84 studi, quasi 7.000 bambini, e l'effect size, che sarebbe la grandezza dell'effetto della differenza, che indica un deficit dell'attenzione viso-spaziale nei bambini dislessici, è intorno all'1, che vuol dire effetto grande, vuol dire che c'è un disturbo dell'attenzione viso-spaziale nei bambini con dislessia. Vorrei portare la vostra attenzione sul fatto che questi disturbi dell'attenzione, se scorrete la tabella, vedete che è presente il disturbo dell'attenzione sia nelle ortografie trasparenti come l'italiano, sia nelle ortografie opache come quelle dell'inglese. Il dato più interessante ancora è quello che vedete sotto, pre-literacy, che ci dice che il disturbo dell'attenzione è presente prima di imparare a leggere e quindi potenzialmente è una causa, e poi l'effect size aumenta nel corso dello sviluppo delle capacità di lettura. Un disturbo presente prima che il bambino impari a leggere, poi si trascina con una grossa difficoltà. Sia l'attenzione focalizzata che distribuita è disturbata nei bambini dislessici, e i videogiochi ci possono dare una mano nel cercare di risolvere questo disturbo dell'attenzione. Prego, Giulio. In effetti c'è una letteratura scientifica che ormai è datata più di 20 anni, che nel corso dei 20 anni è stato dimostrato che esistono particolari videogiochi, che sono quelli più detestati, già citati più volte oggi, sono gli sparatutto, che hanno degli effetti fantastici sui nostri meccanismi attentivi. E quando dico fantastici intendo positivi. Il lavoro pionieristico di Bavelier e Green viene pubblicato su Nature nel 2003 e dimostra che poche ore di questi videogiochi sono in grado di aumentare le nostre capacità attentive, sia nel sostenere nel tempo che nello spazio. E da lì nasce appunto un grosso filone di 20 anni di letteratura che dimostra che alcuni tipi di videogiochi rendono l'attenzione più efficiente. Prego Giulio, e qui purtroppo manca un'animazione che vi avevo, purtroppo non gira l'animazione, ma questo è un lavoro che è stato pubblicato sull'Ancet l'anno scorso ed è il primo videogioco, quindi viene pubblicato su questa rivista di medicina, una delle più prestigiose al mondo, che dimostra che utilizzando dei videogiochi che sono simili ad action videogame, quelli che hanno queste capacità di migliorare le funzioni attentive, si può migliorare i disturbi da deficit dell'attenzione. Ok? Qui usano uno studio randomizzato e controllato con migliaia di bambini e dimostrano che questo tipo di videogioco sviluppato ad hoc è in grado di migliorare e ridurre la sintomatologia in età pediatrica ed è l'unico strumento digitale che ha una prescrizione medica. Ok? Negli Stati Uniti deve essere prescritta dal medico per in qualche modo competere con i trattamenti farmacologici che sono gli unici, quelli più utilizzati per il trattamento di disturbi da deficit d'attenzione. Prego Giulio, la slide successiva. Noi diciamo, ma è vero che questi tipi di videogioco migliorano i meccanismi attenzionali? Qui è stata fatta una meta-analisi e da queste barrette nere che vedete nel grafico di sinistra si vede che chi videogioca ha delle capacità attentive visuo-spaziali, leggete pure sotto, percettive, di multitasking, di problem solving, migliori, superiori a chi non videogioca con questi tipi di videogiochi. E il motivo lo si trova sempre nella quello che si chiama neuroplasticità, l'esperienza cambia il modo in cui utilizziamo i nostri circuiti cerebrali. E qui vedete, invece sulla destra,
quanto il circuito fronto-parietale, che controlla i meccanismi attentivi, è attivato in non giocatori quando devono cercare un oggetto immerso in distrattori, quindi il classico compito attentivo, mentre sull'estrema destra vedete quanto poco è attivo questo circuito attenzionale in videogiocatori esperti. Loro sono super allenati a utilizzare questo circuito, quindi per vedere quell'oggetto immerso in distrattori non devono richiamare attività metaboliche in quelle aree perché sono super allenati. Prego Giulio, la slide successiva, grazie. E il modo più elegante per dimostrare che i videogiochi migliorano i meccanismi attentivi è quello che abbiamo utilizzato anche noi, si chiamano, è la metodologia, diciamo, il gold standard. Prendiamo dei bambini, li randomizziamo in due gruppi, un gruppo farà per 10 30 o 50 ore, noi ci siamo limitati a 12 ore, un'attività in laboratorio di videogioco, con un videogioco, diciamo, action, che ha queste proprietà di migliorare le capacità attentive, e l'altro gruppo invece fa un videogioco normale, che ha le stesse caratteristiche di motivazione, ma non ha quelle caratteristiche che vanno a allenare i meccanismi attentivi. Anche qui vedete, da questa meta-analisi, che l'effetto più forte è sui meccanismi di controllo dell'attenzione, proprio quelle funzioni esecutive che sono fondamentali proprio per gli apprendimenti e non solo della lettura, ma anche del calcolo o della scrittura. Questi effetti sono duraturi, lo vedete sull'estrema. Io purtroppo mi vedo la mia faccia e non vedo, però ricordo bene cosa c'è sotto. Vedete che nell'estrema destra c'è questo grafico che vi mostra che questi effetti sono presenti 2 giorni dopo la fine del trattamento e sono presenti ancora dopo 5 mesi dalla fine del trattamento, per dirvi che abbiamo cambiato, i circuiti all'interno del nostro, sistema attentivo. Prego, Giulio, vai alla successiva, che sto andando un po' lento. Questo è il nostro primo lavoro che ha suscitato molto scalpore, nel mondo scientifico, uno studio randomizzato e controllato dove si dimostra per la prima volta, qui siamo nel 2013, ormai sono passati ormai 9 anni, molto prima che gli americani utilizzassero gli action video game per il trattamento dei disturbi dell'attenzione. Noi abbiamo fatto un semplice, ragionamento logico, con disturbi dell'apprendimento hanno difficoltà attentive, quei videogiochi migliorano i meccanismi attentivi, facciamo giocare i bambini con dislessia, dovremmo migliorare i meccanismi attentivi e lo vedete nel grafico sull'estrema sinistra, questo punto verde, questa barra verde è il miglioramento prima e dopo il trattamento, 12 ore divisi in 80 minuti al giorno per 2 settimane, il gruppo invece, la barra blu, è il miglioramento in chi gioca con altri tipi di videogiochi. Allora, quello verde che vedete sotto è il classico action videogame, assolutamente non violento, dove il papero deve coordinarsi per elaborare le informazioni periferiche e richiede una risposta motoria rapida. La cosa più interessante è che per la prima volta abbiamo dimostrato che anche in età pediatrica, questi tipi di videogiochi hanno un effetto sui meccanismi attentivi, ma la cosa più importante è il grafico in mezzo, quello verde, con la barra, gigante verde, che è il miglioramento, è il trascinamento dell'effetto attentivo sulle abilità di lettura. Cioè i bambini dislessici, in seguito a questi miglioramenti nell'attenzione visuospaziale, migliorano le abilità di lettura. Gli altri bambini che invece giocano con dei videogiochi non gli succede assolutamente niente, non diventano ciechi e però non migliorano neppure le abilità di lettura. Prego, Giulio. Questo dato è stato molto criticato dalla comunità scientifica, è stato però replicato anche in ortografie non trasparenti. Qui sono bambini dislessici australiani, vedete dalle barre, sono i soliti 2 giochi. Vedete T1, T2 vuol dire prima e dopo il trattamento. Chi gioca con i non action non subisce nessuna modificazione, le abilità di lettura, la velocità di lettura non cambia nel tempo. Chi gioca invece con gli action videogame riduce significativamente la velocità di lettura. Non vi sto dicendo che i videogiochi annullano la dislessia è un disturbo multifattoriale con delle componenti genetiche, ma l'ambiente, la stimolazione e la riabilitazione possono fare di certo. Prego Giulio, la slide successiva, grazie. Ci vengono in soccorso, questo è un lavoro pubblicato l'anno scorso, sempre su una rivista decisamente metodologicamente ben corazzata,
sono sempre un gruppo di australiani, in questo caso, che ci dimostrano che gli action videogame, anche 5 ore di... non mi viene il videogioco, comunque è un videogioco commerciale di tipo action. Vedete le righe rosse e le righe blu, c'è questo innalzamento tra il pre e il post trattamento, il nero è il trattamento di controllo, quindi trattamenti fonologici tradizionali. Vedete che sia per quanto riguarda l'accuratezza, la velocità, le capacità di comprensione della lettura e la denominazione rapida, c'è un miglioramento solo nei due gruppi rosso e blu, che sono i due gruppi di bambini randomizzati e controllati che giocano 5 ore di Ninja, non mi viene più l'altro nome, Fruit Ninja, scusatemi, 5 ore di Fruit Ninja migliorano le capacità di lettura anche in ortografie non trasparenti. Prego, Giulio, non so quanto tempo ho, spero di non essere arrivato lungo. Sono ormai 8 gli studi randomizzati e controllati sui dislessici. Siamo riusciti ad arrivare, e qui ringrazio Lucia Ronconi, che ci ha dato una mano a fare questa meta-analisi. Siamo arrivati a 224 bambini, tutti gli studi pubblicati sull'effetto degli action videogame, e vedete che l'effetto è intorno appunto 44, che indica una grandezza dell'effetto media moderata. Considerate che li facciamo giocare con dei videogiochi, non li facciamo imparare a leggere, ok? Ma il fatto di giocare, di allenare i meccanismi attentivi ti porta a migliorare la velocità di lettura, che è il sintomo più grosso nei bambini dislessici, la lentezza durante la lettura. Prego, Giulio, vai pure alla successiva perché ho paura di sforare coi tempi. Gli action videogame funzionano solo sui bambini con disturbo specifico dell'apprendimento? Assolutamente no. Non so cosa è successo in questo periodo, ma dopo un po' di anni si sono accumulate evidenze. Questo è un lavoro appena uscito su Nature Human Behavior, in cui 151 bambini a sviluppo tipico videogiocano con un videogioco costruito ad hoc che mischia, combina le caratteristiche action degli sparatutto con delle caratteristiche di allenamento delle funzioni prefrontali. Prego Giulio, volevo far vedere velocemente i risultati. 150 bambini. Vedete i due gruppi, quello di sperimentali di controllo, non differiscono nella fase pre-test, nelle abilità di velocità di lettura. Dopo aver videogiocato, vedete che il blu scuro incrementa di circa mezza deviazione standard nel post-test, e questi effetti dopo la sospensione del trattamento, quindi i bambini non giocano più, durano, che è l'ultima parte, il follow-up di 6 mesi, vedete che il blu è sempre mezzo standard sopra. Questo vale anche per l'accuratezza, non vale solo per la velocità, ma anche per l'accuratezza. Prego Giulio, perché c'è questo miglioramento? Perché migliorano le capacità visuo-attentive, l'attenzione visuo-spaziale, lo leggete come prima, quindi il blu si innalza, queste sono deviazioni standard, e perché sono aumentate le funzioni esecutive, che è il compito misurato invece nella parte bassa del grafico. Vedete che partono dallo stesso livello, però dopo questo tipo di esperienza, un training con i videogiochi, c'è un miglioramento dell'abilità di lettura. Quello che stiamo facendo, io non so se ho finito il tempo, ho perso un po' la cognizione del tempo, probabilmente sì. Vi volevo raccontare, se ho ancora un minuto. Andrea, scusami se ti interrompo, in realtà hai circa 10 minuti ancora. Oh, buono, buono. Allora mi sono fatto prendere dall'ansia, non ho guardato l'orologio. Allora, spero di avervi convinto che alcuni tipi di videogiochi non sto santificando, e non sono pagato dalle multinazionali, come qualche psichiatra mi ha anche accusato di essere pa pagato, un venduto dalle multinazionali. Non ho nessun finanziamento, le multinazionali dei videogiochi fanno soldi con l'intrattenimento, con i videogiochi, non gliene può fregare di meno fare attività riabilitativa. Io che insegno psicobiologia e insegno neuropsicologia dello sviluppo e riabilitazione, mi interessa trovare degli strumenti che possano dare una mano ai bambini che hanno difficoltà. E il videogioco è stato creato in modo perfetto per poter aiutare questi bambini, per aggiustare alcuni circuiti che sono la base dei nostri meccanismi di apprendimento.
Quello che stiamo facendo recentemente, questo è un po' quello che abbiamo fatto noi nel nostro laboratorio, che fortunatamente la scienza ha bisogno di conferme, è stato replicato da altri laboratori nel mondo e con popolazioni anche con numerosità delle popolazioni molto elevate. Quello che stiamo cercando di capire negli ultimi anni è di capire, di tornare un po' al gioco, ok? Ovvero, come fa un gioco a migliorare le nostre capacità di apprendimento? Come fa a migliorare le nostre capacità attentive, le nostre capacità più evolute, che sono le funzioni prefrontali, che sono appunto i meccanismi legati ai meccanismi attentivi? Prego, Giulio, passa alla successiva. Diciamo che grazie a degli studi di neurofarmacologia, e devo citare, ho citato poco oggi, devo citare la nostra Viviana Trezza, che lavora proprio lì a Roma, dove siete voi. Lei è da un po' di anni che studia le basi neurobiologiche del gioco, studiando il social play nel ratto, e lei ha dimostrato che il gioco vuol dire divertimento, ok? Anche se a volte definiamo gioco delle robe talmente noiose che non possiamo definire gioco, perché quando io Se è veramente gioco, io mi devo divertire. Che cosa succede all'interno del nostro cervello quando io gioco? Rilascio dei neurotrasmettitori, che sono anche dei neuromodulatori, che possono diventare degli ormoni in certi organi, che sono gli endocannabinoidi, che sono le endorfine, che sono la dopamina, già citata, che è il più studiato, ma non è l'unico neurotrasmettitore, del piacere, e poi c'è anche la serotonina. Viviana Trezza dimostra con degli esperimenti eleganti che dopo, durante il social play e nella mezz'ora che succede dopo il gioco, ci ha l'effetto, riusciamo a misurare l'effetto di questi neurotrasmettitori, perché questi neurotrasmettitori vengono diffusi nel nostro cervello, probabilmente, come vi dicevo prima, con lo scopo di unire la funzionalità, dei vari circuiti e quindi di promuovere i meccanismi di apprendimento. Il gioco non è solo divertimento, ma probabilmente vi ho detto che il gioco serve anche per allenarsi, quindi circuito della ricompensa che è fondamentale per fare in modo che l'animale, l'uomo, il bambino, ripeta quel comportamento, perché è stato associato a una stimolazione di quel circuito del piacere. E il gioco però implica anche degli allenamenti, quindi probabilmente quello che ha dimostrato Viviana è il rilascio anche di neurotrasmettitori della noradrenalina, lo stesso neurotrasmettitore dove i neuroscienziati americani hanno utilizzato per migliorare l'abilità di lettura attraverso quel farmaco che doveva appunto lavorare sui circuiti della noradrenalina, e anche l'acetilcolina, che è il principale neurotrasmettitore dei meccanismi attentivi. Quindi, cosa sto cercando di dirvi? Perché dopo 12 ore di trattamento, 20 ore, abbiamo dei miglioramenti su questi circuiti? Quello che stiamo facendo negli ultimi anni è di andare a misurare gli effetti a breve termine, subito dopo aver giocato nei bambini, dopo aver giocato a diversi tipi di videogiochi. Qui vedete due esempi, sono contento che funzionino le animazioni. Questo è un puzzle game, molto semplice, non ha le caratteristiche action. Qui invece vedete, è un videogioco Geometry Wars, è un'astronave che deve navigare nello spazio, evitando i colpi dei nemici e colpendo a sua volta il nemico per riuscire a sopravvivere, a fare punteggi. Okay? Quello che abbiamo fatto è studiare appunto gli effetti a breve termine per vedere se quegli effetti a lungo termine che abbiamo dimostrato non so, in diversi laboratori nel mondo sono dovuti a un fenomeno di sommazione delle singole sedute. Quindi abbiamo cercato di capire che cavolo succede durante la singola seduta. E voi vi immaginerete che il bambino, qui abbiamo utilizzato un disegno within subject, quindi gli stessi bambini venivano in 2 settimane diverse, giocavano o col puzzle game o con l'action videogame, e andavamo a vedere, a misurare le funzioni cognitive dopo mezz'ora, cioè entro la mezz'ora dalla fine del gioco. Perché? Perché lì i neurotrasmettitori liberati, vi ricordo che gli endocannabinoidi e le endorfine
Gli endocannabinoidi sono dei neurotrasmettitori non convenzionali che passano la membrana cellulare e si diffondono in modo e rimangono, permangono. Quindi noi riusciamo a vedere gli effetti di questi neurotrasmettitori misurando le funzioni cognitive in questi bambini. E quello che abbiamo trovato, che vi racconto adesso, è appunto la capacità di migliorare già dopo una seduta le capacità attentive di percezione, l'abilità di lettura e, visto che abbiamo studiato bambini con disturbi della coordinazione motoria, anche le capacità motorie e anche molto probabilmente questi sono mediati da meccanismi emozionali legati alle emozioni. Prego Giulio, passa alla slide successiva. E allora, premetto, questa slide è riferita allo stress, ok? Il gioco, come avete capito, non è stress, condivide qualcosa con lo stress, che è questa onda che voi vedete in alto, che sarebbe a livello neuroendocrino, che sarebbe il rilascio delle catecolamine, tra cui la noradrenalina, dopamina e l'adrenalina. Cioè, il gioco non è stress, ok? Però il gioco ha la parte di attivazione del sistema nervoso simpatico e non solo dell'attivazione del sistema neuroendocrino, che è condivisa con lo stress. E noi sappiamo che subito dopo lo stress i meccanismi che funzionano di più sono quelli dell'estrazione dell'informazione dell'ambiente, okay? E c'è una sorta di isolamento invece delle funzioni esecutive, okay? Questo è dovuto proprio alla cascata di neurotrasmettitori, non solo le catecolamine, ma poi ci sono anche appunto delle sostanze, degli ormoni che promuovono degli effetti più a lungo termine. Ripeto per la terza volta, il gioco è in parte attivazione, ma è divertimento, ok? Liberazione di neurotrasmettitori. Quindi non lo sappiamo ancora quali sono i meccanismi sottostanti, il motivo per cui stiamo studiando. Però dovete pensare al meccanismo di attivazione e molto probabilmente anche alla combinazione di effetti legati alla dopamina, endocannabinoidi e endorfine che secondo i dati che abbiamo che stiamo raccogliendo vanno a aumentare il modo in cui comunicano, connettiamo meglio le diverse aree del cervello, ok? Facilitando gli apprendimenti. Prego Giulio, la slide successiva. C'è l'idea che il gioco vada ad attivare questo circuito che si chiama il network della salienza, che è quello che mi permette di elaborare tutto quello che sta succedendo, di estrarre tutte le informazioni che provengono dall'ambiente, sia interno che esterno. Ci viene fornito questo compito, che è un compito di Navon, ve lo faccio breve, dove abbiamo un miglioramento nelle capacità percettive, nell'elaborazione globale. Quando io gioco, estraggo meglio l'informazione globale, forse proprio andando a stimolare questo circuito della salienza. Prego, Giulio, dovrebbe essere l'ultima slide, un po' densa. Noi abbiamo studiato una ventina di bambini con dislessia e disturbo della coordinazione motoria, e quello che abbiamo trovato attraverso questo disegno che vi dicevo dentro i soggetti, cioè vengono due volte, giocano col puzzle bubble e poi giocano con l'action videogame, quello che vedete nel grafico, purtroppo non ho il puntatore, io uso il puntatore ma che voi non vedete, comunque nel grafico che vedete sull'estrema sinistra, quelli sono la riduzione degli errori, meglio, il numero degli errori dopo aver giocato col puzzle e dopo aver giocato con l'action. L'arancione è l'action, quindi c'è una riduzione del numero degli errori, cioè immediata. Subito dopo aver videogiocato, il bambino fa meno errori dopo il videogioco rispetto al non action. La stessa roba succede in termini di velocità, aumento, riduzione degli errori, aumento della velocità. Questi grafici che vedete in mezzo con queste tre barre, è la baseline, il numero degli errori nella lettura di non parole. In azzurro vedete che scende, l'arancione più basso, perché lì ho appena finito di videogiocare con gli action. E vedete che c'è una riduzione anche nel numero degli errori durante la lettura di parole nuove. Quel che vedete invece, spostandoci verso destra, sono i risultati nei miglioramenti nelle capacità sensorimotorie.
Ok? Qui vedete questa bimba che sta inserendo questi piolini, un esercizio di coordinazione oculomanuale. Vedete che nella baseline e nella condizione videogioco non troppo, adesso vi spiego, non troppo divertente, non troppo gioco, diciamo. Vedete che l'efficienza, l'inefficienza è uguale, l'inefficienza cala, cioè migliora l'efficienza, il punto arancione mi indica che c'è un miglioramento dell'efficienza. Non solo nell'infilare piolini, ma guardate il bimbo che lancia una pallina contro il muro, quando glielo faccio fare questo compito, immaginatevi che questi sono bambini con disturbi della coordinazione motoria, subito dopo aver videogiocato io ho attivato un circuito che li rende più bravi a fare questi compiti di coordinazione oculomanuale. Gli altri due grafici non li vedo perché c'è la mia faccia, presumo che sono quello di stare in equilibrio, lì non troviamo nessun effetto sulle funzioni cerebellari, però troviamo un effetto nel lanciare un sacchetto dentro il canestro. Questi bambini che sono sia dislessici che con disturbi della coordinazione motoria, sono due disturbi che spesso si dice sono in comorbidità, come disturbi da deficit d'attenzione. Vengono questi deficit della lettura e questi disturbi sensorimotori vengono ridotti dopo una singola sessione di gioco. Non permangono nel tempo, okay? Sono effetti transienti, sono effetti momentanei che sono dovuti alla liberazione di questi neurotrasmettitori che migliorano. Però forse questi effetti cumulativi durante le varie sessioni di gioco possono darci quell'effetto a lungo termine che abbiamo visto nelle slide precedenti. Io penso di aver sforato di bestia. Vi ringrazio tantissimo. Qui c'è l'indirizzo della mia posta elettronica. Se volete scrivermi, chiedo a Giulio di farci vedere l'ultima slide, che forse dovevo metterla per prima. Di solito la metto per prima, che sono alcuni dei pilastri del mio laboratorio. Non tutti, perché i pilastri sono poi anche gli studenti che ci danno una mano a realizzare questi studi. Vi ringrazio e scusate se ho sforato. Grazie mille Andrea, e sono convinta che queste informazioni che hai condiviso con noi saranno utilissime ai colleghi che sono collegati e che ci hanno ascoltato. Avremmo concluso a questo punto, non ho domande, c'era una domanda per il dottor Tognoni, ma gliela invieremo perché per precedenti impegni ha dovuto abbandonare il webinar. Quindi non mi rimane altro che ringraziarti ancora una volta. E ricordare a tutti quanti voi che l'11 aprile alle 13:45 ci sarà l'ultimo appuntamento dei webinar dedicati alle dipendenze da internet, nella quale i colleghi che hanno diverse esperienze nell'ambito dell'uso consapevole delle tecnologie e della prevenzione condivideranno le loro esperienze con noi. Ancora grazie, grazie a tutti e buon fine settimana.